Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. In prognosi riservata all'ospedale Loreto Mare di Napoli, Carmela Lembo, la donna ferita questa mattina da colpi di pistola sparati dal marito Antonio Bani, una guardia giurata che poi si è suicidata nell'abitazione al primo piano di Villa Unmarino a San Giorgio a Cremano. Ennesimo episodio di follia, si chiamava Antonio Bani, 55 anni, la guardia giurata che questa mattina ha tentato di uccidere la moglie Carmela Lembo nella propria abitazione al primo piano di Villa Unmarino in via Gramsci a San Giorgio a Cremano. A quanto si apprende, la donna ferita al petto avrebbe urlato aiuto e un residente al piano sottostante l'ha soccorsa e con la propria auto l'ha portata all'ospedale Loreto Mare. Al momento della tragedia il figlio della coppia non era presente in casa ed era appena uscito per il lavoro. All'esterno dell'abitazione si sono verificati momenti di tensione tra familiari dei coniugi. Condizioni di salute stazionarie, ancora in rianimazione, in coma farmacologico, la 33enne modella olandese Storm, top model di Victoria's Secret, rimasta gravemente ferita in un incidente in mare a largo tra i Maronti e Sant'Angelo ad Ischia, e ricoverata nel reparto di rianimazione del secondo policlinico di Napoli, dove è stata portata ieri sera con un elicottero del 118. La donna era a bordo di un surf jet, tavola da surf motorizzato, quando per cause ancora in corso di accertamento da parte della Guardia Costiera e della Procura di Napoli è caduta in mare e ha subito un impatto proprio con il surf. La Guardia Costiera ha interrogato il personale di equipaggio e gli amici a bordo per definire l'esatta dinamica dell'incidente. Indossando un casco per moto per coprire il volto e impugnando una pistola, aveva messo a segno una serie di rapine, ma i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata l'hanno individuato e sottoposto a fermo grazie anche a sistemi di videosorveglianza, nel quale lo si vede fare irruzioni armato e costringere i titolari di attività commerciali a consegnare l'incasso o procedere a svuotare la cassa in prima persona, tenendo a distanza clienti addetti e poi allontanarsi velocemente sul suo scooter. Il rapinatore è seriale, 43 anni, di Torre Annunziata, accusato di aver messo a segno 3 rapine nell'arco degli ultimi 10 giorni nel napoletano. La prima è il 22 agosto, un negozio di abbigliamento per infanzia a Bosco Reale, 1200 euro il bottino. La seconda è il 30 agosto, una farmacia di Torre Annunziata, 1300 euro. Ed infine la terza, il 2 settembre, una farmacia di Tre Case, soltanto 200 euro. Nel corso di perquisizioni nella sua casa, i militari dell'arma l'hanno trovato in possesso della pistola e degli indumenti, casco e scooter, usati per le rapine. Napoli non è meno sicura di Milano, Roma e altre grandi città. Ha problemi di sicurezza come tutte le grandi metropoli, lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi De Magistris rispetto al tema della sicurezza in città, dove nelle ultime settimane si sono verificati diversi episodi ed omicidi. Il sindaco, pur evidenziando che in città continuano ad esserci la camorra di strada e presenze criminali, ha tuttavia ricordato che si sono fatti passi in avanti perché ha spiegato la camorra non è più padrona dei territori e della città. E per il sindaco di Napoli anche l'occasione per ritornare sul commissariamento e la nomina del commissario di Bagnoli da parte del premier Renzi. Bagnoli, siamo ad una svolta radicale. Claudio De Vincenti, sottosegretario di Palazzo Chigi, il professore che non insegue la visibilità e preferisce far parlare l'attività istituzionale, fa un'eccezione per la complicata gestione del parto su Napoli Ovest. C'è la sua firma, infatti, sull'atto che ieri mattina nomina ufficialmente commissario straordinario di Bagnoli, Salvo Nastasi. Mancano ancora alcuni passaggi fondamentali per poter concretamente cominciare a scrivere un'altra pagina importante per la città di Napoli. Ma sulla nomina di Nastasi c'è poco da dire. Il sindaco di Napoli De Magistris questa mattina, intervistato da alcuni cronisti, però ha preferito non parlare o quantomeno aspettare l'ufficialità della nomina di Nastasi. Soltanto in quel momento, ha detto il sindaco De Magistris, mi esprimerò. Nel frattempo ha così commentato. Io onestamente a questo punto devo dire veramente per un fatto di serietà, io potrei ovviamente commentare adesso qualora fosse ufficiale, però credo che sia corretto, di fronte diciamo, a un atteggiamento poco serio dal punto di vista istituzionale che ha messo in campo su questo tema il Presidente del Consiglio da troppo tempo, esprimere un commento istituzionale appena noi avremo l'ufficialità. Non è che passo un pochino alla volta, sta alla Corte dei Conti, quindi non si sa, sta in Consiglio dei Ministri, è nascosto, ci sarà, non ci sarà, un commento lo farò
come istituzioni serie dovrebbero essere abituate a fare nel momento in cui ci sarà la nomina. Noi siamo stati sinora tenuti completamente fuori da questa storia, quindi appena avremo l'ufficializzazione, poi sarà a mezzo Mattino, a mezzo Repubblica, a mezzo Ansa, a mezzo Corriere, ma penso ci sarà qualcuno che ci dirà è ufficiale, io farò un commento e poi ci ragioneremo e ci lavoreremo nei prossimi giorni. Accennando a una nuova proposta. Sì, no, non dico più niente su Bagnomaro. A questo punto, siccome mi pare imminente la nomina, aspetto la nomina del commissario, che a questo punto mi sembra evidente che non passeranno altri 13 mesi, almeno leggendo De Vincenti, che comunque è un membro del governo, quindi immagino che quello che ha detto corrisponde a verità. Potrebbe essere stata sabotata la Porsche del costruttore Claudio Salini, morto in un incidente stradale su via Cristoforo Colombo a Roma domenica scorsa. È l'ipotesi avanzata dai legali della famiglia dell'imprenditore di 46 anni, ripresa oggi da un quotidiano. Al momento non ci sono elementi precisi per poter corroborare la tesi e l'ipotesi prevalente resta quella dello schianto contro un albero a causa della forte velocità e dell'asfalto sconnesso. Ma si attendono le verifiche affidate ai carabinieri e ai vigili urbani. Salini, esponente di una famiglia storica di costruttori romani, avrebbe dovuto testimoniare il 16 settembre nella prima udienza contro tre casertani vicini ad ambienti camorristici che aveva fatto arrestare lo scorso anno per tentata estorsione. I tre pretendevano un risarcimento di 1.800.000 euro perché Salini gli aveva tolto alcuni lucrosi appalti. Un contenitore davvero insolito per custodire la droga, una lattina di bevanda gassata con la parte superiore svitabile, quanto hanno scoperto i carabinieri di Napoli in un'abitazione nella zona del Pallonetto di Santa Lucia, arrestando un uomo 35 anni. All'interno della lattina i carabinieri hanno rinvenuto alcune dosi di cocaina, in altri nascondigli, sempre all'interno dell'abitazione, sono stati ritrovati quattro involucri di celofan contenenti in totale 305 grammi di cocaina. Ma le sorprese non sono finite, infatti nella cassetta della posta i carabinieri hanno trovato anche una pistola semiautomatica con 7 cartucce nel caricatore. Per l'uomo, che è stato condotto nel carcere di Poggio Reale, le accuse sono di detenzione di arma e detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente. Avrebbero chiesto ed ottenuto il pizzo da commercianti di Castel Volturno e Cancello Arnone, 9 elementi della fazione Bidognetti del clan dei Casalesi, arrestati questa mattina dalla squadra mobile di Caserta su ordine del giudice per l'udienza preliminare di Napoli nell'ambito di un'inchiesta della direzione distrettuale partenopea. I fatti sono avvenuti nel 2013. A capo del gruppo, secondo la ricostruzione degli investigatori, c'erano il 50enne Gaetano Cerci e Dionigio Pacifico, 53 anni, il primo legato da rapporti di parentela con la famiglia del boss Francesco Bidognetti, il secondo imparentato con i De Falco. Riunione congiunta dei delegati campani della FIOM e della WILM Campania per avviare le consultazioni sul rinnovo del contratto con Federmeccaniche Assist al 2016-2018. Nella sede della WIL il confronto per rilanciare il settore alla luce del contesto sociale ed economico caratterizzato da enormi difficoltà e che quotidianamente i lavoratori trovano ed affrontano. Nel nostro paese, è stato sottolineato, ma anche in Europa rimangono ferme le politiche di austerità dei bilanci e ristagnano gli investimenti e i consumi. Occorre puntare, è stato aggiunto, su formazione web. Welfare. Ai nostri microfoni il segretario regionale FIM CISL Giuseppe Terracciano e il segretario regionale WILM Giovanni Sgambati. Noi abbiamo deciso insieme al collega della WILM di realizzare l'attivo dei quadri dirigenti regionali per dar via alle assemblee delle fabbriche per presentare la nostra piattaforma contrattuale e insieme alla WILM realizzeremo ancora un risultato per i lavoratori, anche se in un periodo difficile, complesso, di una congiuntura economica dove c'è la necessità di riformare gli assetti contrattuali e rilanciare l'industria, in particolare in Campania. Abbiamo bisogno di rinnovare i contratti, a partire da quello dei metalmeccanici, se vogliamo uscire da questa crisi. E soprattutto noi vogliamo portare tra i lavoratori metalmeccanici un messaggio che il rinnovo del contratto senza conflitti, anche qua nel Mezzogiorno, può essere una vera occasione per riuscire ad ancorarci a questi timidi segnali di ripresa. La ripresa la si può contrastare anche con un grande senso di partecipazione e di concertazione tra imprese e sindacato. A partire da domani sarà data esecuzione all'ordinanza che dispone un piano traffico completamente innovativo per la City di Napoli.
A partire da sabato prossimo sarà data esecuzione all'ordinanza che dispone un piano traffico nel centro cittadino di Napoli. Il nuovo dispositivo garantirà una migliore accessibilità, dicono dal comune, alla zona della City ed una razionalizzazione dei percorsi di uscita dalla stessa, anche alla luce delle nuove sistemazioni superficiali connesse all'entrata in funzione delle stazioni Toledo in municipio della linea 1 della metropolitana di Napoli. L'ordinanza prevede l'inversione dei sensi unici di marcia di via dell'Incoronata, via Ponte di Tappia, via San Tommaso d'Aquino, via Roberto Bracco, via Maurizio Capuano, tratto compreso tra via San Tommaso d'Aquino e via Ponte di Tappia, via Armando Diaz, tratto compreso tra via Roberto Bracco e via Ferdinando del Carretto. Da oggi sono in distribuzione nella zona interessata le locandine ed i volantini. Si tratta del primo passo di riorganizzazione della viabilità in questa zona verso la sistemazione definitiva della zona, ha dichiarato dal canto suo Mario Calabrese, assessore alla mobilità, infrastrutture e lavori pubblici del Comune di Napoli. Nelle prossime settimane saranno monitorati con attenzione gli effetti del dispositivo per apportare eventuali modifiche. È ricoverata all'ospedale di Santa Maria della Misericordia una ragazza alla guida di una Fiat Panda che si è schiantata frontalmente nel tunnel della galleria Santa Maria di Pozzano con un camion. L'auto della giovane è invaso alla carreggiata opposta dove transitava un camion con rimorchio. I vigili urbani non hanno riscontrato frenate, l'auto nell'impatto è andata distrutta nella parte anteriore. Per estrarre la giovane è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Sorrento, ma i vigili urbani sono riusciti poi a tirarla fuori. File si sono create in direzione Vico Equense Sorrento e Napoli Sorrento. 4 giorni da ieri sera fino a domenica 6 settembre che trasformano Napoli in una grande milonga a cielo aperto con l'11ª edizione del Tano Tango Festival, curato nella direzione artistica da Stefi Donisi. Apertura spettacolare sul pontile dell'area nord di Coroglio, dal tramonto a notte fonda, sulle note del tango. Prima gli appassionati si sono lasciati trasportare dal ritmo della milonga, poi i maestri provenienti da tutto il mondo hanno dato un saggio della loro bravura. Donisi racconta i 4 giorni del Tano Tango. La location, la prima, è questa che vedete, questo splendido pontile dell'area nord, e poi la Milonga Portegna, dove andremo a ballare. La Milonga Portegna, che si trova in via Diocleziano numero 109, oltre a essere una scuola, è anche una sala da ballo. Altre location molto importanti sono il Circolo Ilva, la terrazza qui a Bagnoli, e il Castel Sant'Elmo, la piazza d'armi, dove abbiamo messo una bellissima pedana, dove si potrà ballare benissimo, e dove ci saranno le esibizioni dei nostri maestri, che sono Lorena Hermosida e Pancho Martinez Pei, che sono Laura Melo e Riccardo Barrios, che sono Pablo Garcia e Antonella Terrazzas. Questi ultimi due saranno anche i maestri della Milonga Portegna, perché noi durante l'anno facciamo corsi di tango, ma anche facciamo corsi di primi passi, persone che non hanno mai ballato e che vogliono avvicinarsi. Quindi siete tutti invitati a imparare a ballare il tango al Tano Tango Festival. Nociara Inferiore ringrazia l'esercito, noi ci siamo sempre così all'esercito italiano quando è chiamato a intervenire sul territorio nazionale e all'estero. La comunità locale ha vissuto in prima persona i soccorsi dell'esercito durante le calamità naturali che l'avevano colpita. A dedicare una piazza all'esercito italiano è il migliore ringraziamento, perché rimarrà scolpito per sempre in un luogo pubblico per i posteri. Così il sottosegretario alla difesa oggi a Nociara Inferiore per la cerimonia di intitolazione del piazzale antistante la caserma Raffaele Libroia. Sarà lo scrittore Henry De Luca l'ospite d'eccezione della prima edizione del Festival Internazionale di Filosofia, che si svolgerà sull'isola di Ischia dal 24 al 27 settembre. Il cartellone dell'evento, intitolato La filosofia, il castello e la torre, è stato presentato questa mattina a Napoli, negli spazi dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, dall'ideatore Raffaele Mirelli. Ritorno al passato, però per sradicare un po' quella che è la solita convinzione, in particolare per la filosofia l'intento è proprio quello di far avvicinare il pubblico alla filosofia e di far capire veramente cos'è la filosofia, perché spesso la gente non conosce veramente cos'è la filosofia, cosa fa il filosofo e a cosa serve la filosofia. Restituire centralità al pensiero filosofico e al filosofo, l'obiettivo del festival, patrocinato oltre che dall'Istituto degli Studi Filosofici di Napoli, anche dall'Università di Palermo. Tra gli organizzatori figura anche il circolo George Sadul di Ischia, presieduto dalla professoressa Ilia Delizia. Anche perché con la digitalizzazione noi abbiamo perso praticamente la dimensione dell'apprendere
metodicamente, con una riflessione calma sugli argomenti. Adesso abbiamo un sapere veloce, quindi questo ci induce a tornare un poco indietro, non dico al libro, ma comunque ad una riflessione più meditata. Vediamo ancora questo servizio. Sono svizzeri ma amano Napoli, la sua storia e le sue contraddizioni. Barbla e Peter Freifel, i due artisti di fama internazionale che hanno allestito al Museo Pan di Via dei Mille la mostra dal titolo Miti e riti campani nell'arte. Inaugurata ieri, l'esposizione è la rappresentazione dell'amore dei due autori per il modo in cui a Napoli convivono sacro e profano. Ci siamo da molto innamorati nella città di Napoli, visto che per noi Napoli è la città la più interessante di tutta l'Europa, la più affascinante. C'è di tutto, chiaramente, il brutto, il bello anche, ma l'unica città che conosco che è ancora dove si vive ancora. Non si vegeta, non si sta nelle case, si rinchiude, qua si vive. E anche noi, anche da stranieri, se uno parla l'italiano ha subito il contatto con il popolino addirittura. Tra le opere di maggior richiamo, il labirinto dell'opera Purgatorio di un anno, che porta il pubblico a ricordare i numerosi fatti di cronaca avvenuti sul territorio, ma il più caro agli artisti è la tombola napoletana. Sì, una delle prime cose che abbiamo fatto collegamente con Napoli era la tombola napoletana che abbiamo conosciuto da amici 20 anni fa, dobbiamo dirlo, e abbiamo scoperto che nessuno aveva mai fatto una tombola gigante. Ci siamo messi a fare la pittura per anni e anni, abbiamo 90 di quelle grandi tele che abbiamo fatto vedere 6-7 anni fa per Tosa, perché lì c'è una di quelle cattedrali nel deserto, vuota, che aveva il posto, perché a Napoli nel tempo non c'era posto. Bene, è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che dopo la pausa estiva è ritornato puntuale l'appuntamento con l'Ente di Ingrandimento, il nostro spazio di approfondimento dedicato alla città di Napoli, in cui ogni settimana è ospite il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Se volete dunque rivolgergli delle domande, potete scrivere a redazione@televomero.it. Il sindaco vi risponderà giovedì prossimo all'Ente di Ingrandimento dai nostri studi. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.